Colonnello, vuole fare la sua riga. Signori della Corte, vi sono occasioni nelle quali mi vergogno di appartenere al genere umano e questa è una di quelle. Mi è impossibile di riassumere le risultanze della difesa dato che la Corte non mi ha mai concesso di provare le mie argomentazioni. Contesta l'obiettività di questa Corte? Sì. Protesto che mi sia stato impedito di offrire delle testimonianze che considero vitali per la difesa. L'accusa non ha portato testimoni. Non è stato redatto un atto formale delle accuse mosse agli imputati. E infine protesto contro il fatto che non sia stato compilato un resoconto stenografico del processo. L'attacco di ieri mattina non è stato un'onta alla nostra bandiera. E meno che mai un disonore per i combattenti di questa nazione. Ma questa corte marziale è un'onta e un disonore per la Francia. Un processo così condotto è un'offesa a ogni principio di giustizia. Signori della corte, dichiarandoli colpevoli, commettereste un delitto che vi ossessionerebbe fino alla fine dei vostri giorni. Non posso credere che il più nobile impulso dell'uomo, la pietà verso il prossimo, manchi completamente qui. Quindi vi prego umilmente, abbiate pietà di questi uomini. Gli imputati vengano scortati alla loro cella, l'udienza è chiusa. La corte si ritira per deliberare. Nessuna notizia. Purtroppo vi porto cattive notizie. Dovete prepararvi al peggio. Il colonnello Dax mi ha pregato. No, no. È stato continuamente al telefono col quartier generale, ma non è riuscito a parlare col generale Brulard né con nessun altro che Conti. Lo stesso al comando di divisione. Nessuno vuol farsi trovare. Quanto tempo abbiamo? C'è ancora abbastanza tempo. Tempo più che sufficiente per prepararvi. In nomina Patris, et Fili, et Spiritus. Madre misericordiosa, aiutaci tu. Padre, vorrei capitare questa lettera, per favore. Ma certo, figliolo. È per mia moglie, non comprenderà tutto questo e io ho cercato di spiegarglielo. Farò sì che la riceva. Vuoi confessarti, figliolo? Beh, padre, per la verità io non sono molto religioso. So che lei cerca di aiutarmi e io l'apprezzo, ma se cominciassi a pregare ora mi sentirei un ipocrita. Questo è un errore, figlio mio. Dio è sempre pronto ad ascoltare le tue preghiere. E va bene, padre. Vuole ascoltare adesso la mia confessione? Sì. Abbi fede nel tuo creatore, figlio mio. Tutti dobbiamo morire. In nome del padre, del figliolo, dello Spirito Santo. Che frase profonda, tutti dobbiamo morire. Davvero profonda. Di, Ferol, hai paura che la tua fortuna non ti assista? Guarda, questa è la mia religione. Grande bottiglia, perdona i miei peccati perché mi addormento per sempre. Posso bere un sorsetto? Grazie. Amen. Comprendo la tua angoscia, figliolo mio, ma non lasciarle uccidere i tuoi sentimenti. Vuol sapere una cosa, padre? Nella mia città c'era un certo piccolo caffè con un bel cartello sopra il bancone. Diceva, non farti scrupolo di chiedere credito, poiché il nostro modo di rifiutarlo è molto cortese. Su, andiamo, Arnaud. Sì, oh, pari, sei un pari, lasciami in pace. Calma. Va fuori di qui con le tue ipocrite frasi. Perché sei venuto qua dentro? Per torturarci? No, solo per aiutarti. Tu non hai nessun potere. Io non ho potere, ma Dio ne ha. Ne ha, dici? Che risate! Salva la tua anima. L'anima? Me ne frego dall'animo! Avanti, Arnaud, calmati. Arnaud! Arnaud! Chiami il dottore, presto. Non voglio morire. Coraggio, figli miei. Il
peggio è finito. Non voglio morire. No. No. Non voglio morire. Non voglio. Buongiorno, pari. No. Buongiorno, sergente. No. Come sta no. oggi? Non c'è male. E tu? Ha perso un buon rancio qui ieri sera. Che vi hanno dato? Ha qualcosa da farci bere? Prendi un sorso di questo. Mi viene adesso in mente una cosa strana. Non ho più pensato a una donna da dopo il processo. È piuttosto straordinario, no? Controllati, comportati da uomo. Paris, mi stai a sentire? Sì, sì. Ci saranno giornalisti e personalità là fuori. Tu hai moglie e famiglia, come vuoi essere ricordato? Non voglio morire. Ti raggiungeremo in molti prima che finisca la guerra. Non mi importa, non voglio morire. La prego, mi salvi, sergente. Io non posso salvarti, nessuno può farlo. Questa è l'ultima decisione che avrai modo di prendere su questa terra. O ti controlli e ti comporti da uomo, oppure dovremo trascinarti fuori. Il risultato sarà sempre lo stesso. Decidi tu. Muoviamoci. Tu e Ferol toglietevi la giacca, è inutile perdere tempo. Della tua grazia di far penitenza, di emendare la mia vita. Perché devo morire, padre? Perché devo morire, padre? Non ho fatto nulla. Non si interroga la volontà di Dio, figlio mio. Ma io ho combattuto sul campo di battaglia. Perché non muoiono quelli? Perché non condannano loro a morte? Hai dimostrato coraggio di fronte al nemico, figlio mio. Dimostralo ora davanti ai tuoi confinitori. Ma io ho paura, ho paura. Ho paura, padre. Coraggio, fatti forza, ragazzo. Fatti forza. Perché? Perché devo morire? Egli disse, oggi tu sarai con me in paradiso. Davvero, padre? Sì, figlio. Davvero, padre? Non rivedrò più mia madre. Non rivedrò mai più nessuno. Coraggio, ragazzo, fatti forza. Non ci riesco. Fatti forza. Non ci riesco, padre. Dio onnipotente. Dio onnipotente. Non ci riesco. Dà coraggio a questo Cristo, uomo. Cristo, Cristo, gridami. Dio, Dio, dammi coraggio. Dammi coraggio, Dio. Pietro, pronto. Plotone, avanti! Plotone avanti! Marsh! Plotone! Front! Fronte sinistra! Front! Dio aiuto! Non voglio morire.